Bene, cari amici, sta per andare in onda provvisoriamente i due compari più uno, trasmissione del lunedì, tutti i lunedì dalle ore 22 su radiosayuz.it. E buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di radiosayuz.it. Ritorno alla conduzione del consueto appuntamento del lunedì sera con provvisoriamente due compari più uno. Beh, comunque Sayuz, ti ho lasciato in ottime mani, perché la settimana scorsa eri con Priscilla, che tra l'altro Prisci ci sei anche questa sera, esatto. E Gian, che tra l'altro rientrava in diretta dopo un milione di mesi di assenza. E ovviamente oggi, per motivi personali, non sarà qui con noi. Chissà se nelle prossime puntate ritornerà a trovarci come aveva fatto lunedì scorso. Di cosa parleremo in questa diretta? Beh, tante cose, a dire la verità. Cercheremo di riassumerle in questa oretta in cui vi accompagneremo, in questo uggioso lunedì sera in cui io, non so, guardo la televisione e vedo che la situazione meteo in Italia è terribile. Quindi, insomma, se state a casa, ecco, collegatevi pure. Qui sul web, tanto in TV danno X-File, Walking Dead, La Partita, ma lasciate restare, venite a trovarci qui su radiostyles.it. Dicevo, tante cose sono accadute nell'ultima settimana, ovviamente due cose fondamentali. Una è la notte degli Oscar, che appunto c'è stata ieri, e insomma non so se si è capito, ma qui su Radio Styles facevamo il tifo, almeno per quello che riguarda il sottoscritto facevo il tifo per Leonardo DiCaprio, perché è finalmente riuscito a... Ma si è fatto un film schifoso, fa schifo quel film lì. Perfetto, con la recensione di Sainz come al solito. Non mi è piaciuto per niente, anzi, è perché glielo dovevano dare sto premio, non c'è niente da fare, dai. Esatto, è pronta e sintetica la sintesi di Sainz, ma ovviamente ancora più importante è quello che c'è tenuto il giorno prima, ovvero sabato sera a Modena, dove Priscilla ha dato vita al Marvel Day, ma la parte seconda, ovvero Marvel Day 2. Bellissimo, mi sarebbe piaciuto intervenire a Marvel, esatto. Day, ecco, questa della Priscilla su belle cose. Questa della Priscilla. Questo della Priscilla sono queste belle della Priscilla, queste cose, cioè, sono belle cose, queste. No, non ricominciare ad attaccarmi sull'italiano, perché stasera ho mangiato il vocabolario, quindi fate attenzione. Perfetto, però nel tuo vocabolario spero che non ci sia altra novità dell'ultima settimana, la parola pedaloso, basta, non lo dico più. La parola? Che parola? No, non la posso dire più, avevo, diciamo, la franchigia di una parola e l'ho già giocata, non la posso ripetere. Perfetto, bene. Detto questo, vi lascio tranquilli alla conduzione della trasmissione. Segui, dicevo, purtroppo. ciao a tutti quanti, ciao Luca, ciao, stasera non c'è Gianluca, ciao. Ok, dicevo, bella questa cosa che ti incunei e ti insinui nel discorso senza dare un valore aggiunto. Mi piace, piace questo incuneo. Che significa? Okay. Che significa? Sì, sempre. Cosa hai voluto dire? Anch'io me la gioco bene col Priscilla, vocabolario. Dicevo, Priscilla, dimmi. Tu che stai sfogliando il vocabolario, il devoto Oli, dimmi cosa voleva dire Luca. Era uno non ho la domanda, però ho capito. Vai avanti, Luca. Inizio, non ti interrompo più. Io ci sto provando. Ciao a tutti, cari amici. Qui è il vostro Sayuz che vi chiacchiera da provvisoriamente i due compari più uno. Volevo salutarvi, poi esco un attimino di scena e mi dedico alla regia. Scusatemi, è un quarto d'ora che lo dici. Dicevo, vai, Luchino. Luchino, vai. Ci sto provando. Dicevo, il Marvel Day parte secondo evento al quale purtroppo non sono riuscito a partecipare, e quindi diciamo che tu questa sera, Priscilla, dovrai in pochi minuti riassumerci un pochino che cosa è accaduto. Detto questo, io ti passo la parola, cara Priscilla, che immagino vorrei dare anche tu il buonasera, il bentornati anche ai nostri ascoltatori. Prego, Priscilla.
Allora, buonasera a tutti, grazie Luca della parola e delle parole che hai detto prima. Una cosa volevo dirla, io stranamente mi trovo d'accordo con Saiuz sull'Oscar di DiCaprio, ma lasciamo stare perché non voglio che Saiuz torni a parlare e a invadere per 45 minuti la Non lo scena. stuzzicare, ma... Esatto. No, ti dirò, è un da sabato che continuo a ridere per una scena che mi è successa. Paura, eh? Paura. È da Arriva anche sabato che indifferita, arriva continuo. tra l'altro, Saius. Prego. È da sabato che continuo a ridere per una cosa che appunto è successa durante il Marvel Day, che un po' mi ha ricordato questa cosa degli Oscar. Perché dopo il concerto abbiamo, diciamo, aperto dello spumante e anche una torta. E allora, non so come mai, cioè l'anno scorso questa cosa non è accaduta, ma quest'anno invece sì, quindi mi sembrava veramente di essere una star, perché a un certo punto si sono tutti parati davanti al tavolo della torta e io ero lì che stavo tagliando la torta, mettendo lo spumante nei bicchieri, e tutti hanno tirato fuori il cellulare per fotografarmi. E quindi la cosa mi ha imbarazzato notevolmente. E non hai più tagliato la torta, ma ti sei tipo tagliato un dito e hanno messo su YouTube il tuo dito mozzato, no? Non potrei più suonare il piano. No, però fantastico, fantastico. No, bella questa cosa. Vedi come il progresso porti a tutti noi siamo un po' delle star, se vogliamo, almeno il Esatto. giorno del nostro compleanno. Intanto, secondo Priscilla, sto guardando che Harry si è collegato adesso e ci saluta. Buonasera anche a te, caro. Inquietantissimo, ovviamente penso si riferisce a Saiuz, no? No, scherzo. No, effettivamente tornando a noi, Priscilla, non è bella questa cosa, cioè non bella ma particolare, ecco, questa cosa che dove insomma ti sei sentita un po' una star, insomma dovrai farci l'abitudine poi prima o poi, sai, perché prima o Speriamo, poi... cioè, speriamo di sì, però diciamo che è stato abbastanza imbarazzante. Ho capito, ho capito. Salutiamo anche Saiuz per l'ultima volta perché effettivamente poi non ti abbiamo salutato ufficialmente perché ti sei buttato nella mischia da solo. Ciao Saiuz, non Lo ti chiedo so, ho come preso la stai. parola da solo perché sono abbastanza incavolato questa sera, ma non voglio entrare nel merito, anche se 2 minuti li voglio dedicare. Voglio dedicare a quei poveri cristi che sono fermi lì al confine fra Macedonia e Grecia, che insomma sono stati presi d'assalto dalla polizia macedone, perché volevano entrare, giustamente, insomma, questi poveri cristi da qualche parte devono andare, ragazzi miei. Bisogna che l'Europa faccia qualche cosa e si muova il sedere dalla sedia e vada nei posti a dire a questi paesi fascisti come la Macedonia che gli aiuti vanno dati alle persone, anche perché se no in Europa che ci stai a fare? Va bene, un saluto a tutti quanti, cari amici, una cordiale buonasera, voglio dedicare maggiormente la puntata alla mia amica Priscilla, perché ci E tra tengo l'altro, che Saiz. parli del suo Marvel Day. Tra l'altro, Saiz. Ciao Harry, un caro saluto anche a te, scusami, sono un po' raffreddato, sono costipato, va bene questa parola, Luca? Tra l'altro, Saiz, i tuoi 2 minuti quindi li hai già spesi, mi pare di capire. E tra Siamo a l'altro, vorrei posto. farti notare che sulla Web TV il tuo contributo dato con questo pile, questo maglioncino, diciamo che perde un pochino di efficacia, secondo me. Aspetta, me lo apro. Magari. Ma sai, quando hai quasi Ecco. 39 di febbre, qualcosa addosso ti devi mettere. Qualcosa Ok, va di bene così. pesante To, così. guardami sulla web TV e Ti ditemi vedo sulla Web se TV, avrei preferito fare altro. Detto questo, no, va bene. scherzo. Una bella ragazza è sempre meglio rispetto a un vecchietto come me, insomma. Detto questo, caro Saiz, mandiamo quindi, dopo aver fatto un pochino di saluti iniziali, a modo nostro, il primo brano di questa sera. Tu me ne hai mandati 27 di brani, adesso capirò con quale partiamo. Immagino con il No, The ti ho mandato The League, The Wrong Sale. Wrong Sail. Sì, non ti Ok, piace come l'ho detto? perfetto, allora è quello. Perfetto, quindi partiamo con i The League. Prego, Saiz, via col brano. Nel frattempo cerco di capire chi sono questi The Perfetto, rimandiamo subito in onda, così non abbiamo nessun problema.
e vi stacco la linea. Ciao ciao. Andate in onda. Tread yourself while you're 15. I bet it's what you have planned since you were a teen. And I don't know, but I think you're gonna fail. You're only hoisting the wrong sail. The road is long and it's paved with broken glass. Spoof shoes on, meet me at the door. I've never walked this road before. No lies, no secret door. No fuck beds on the floor. Cut some slack. I'll get my new jetpack. I'll meet me at the floor. I've never flown this bird before. Buonasera e bentornati cari amici tele, web, radio, ascoltatori, come ha soprannominato Gianluca. Un caro saluto a Gianluca che questa sera non c'è, ma speriamo che ci sia le prossime volte. E, di cosa stavamo parlando, caro Luca? Anzi, colgo comunque l'occasione per dire che sono le 22:14 e speriamo che i The League vi siano piaciuti. Non so Luca, hai trovato delle informazioni a riguardo? Informazioni no, perché mi sono messo proprio ad ascoltare il brano, cosa che non faccio mai, no, nel senso che è anche un bel brano, scorreva bene, sinceramente mi è piaciuto. Adesso non so se tu hai avuto modo di ascoltarlo, eri impegnata a postare la foto sulla chat, tra l'altro la foto alla chat di cui appunto ci parlavi poco fa, in cui appunto come delle star eravate bersagliati dei flash. Tra l'altro nella foto io ho notato questo particolare sulla destra in vendita, non so se hai notato, e quindi non cosa so in vendita? Cosa che cosa è in vendita? Lì c'è una vicina con dei provenienti dalla tribù Masai, credo, quindi sì, sono in vendita quei gioielli lì. Ah, bella questa cosa. Sì, c'era non ci abbiamo caso. Oh, che bello. Infatti, ho notato questa cosa, allora te lo volevo dire. E quindi, diciamo, l'evento alla fine è andato come nelle
insomma, quelle che erano le aspettative, mi auguro, anche perché l'anno scorso c'era stato un bel al di là della partecipazione, anche l'organizzazione è stato tutto molto curato, ricordo bene. Quest'anno sì, immagino che più o meno sarà andato nella stessa direzione, in cui però sono semplicemente cambiati, penso, i componenti, no? Perché non eri da sola, cioè neanche l'anno scorso eri da sola, però nel senso avevi questa partecipazione di questa band, di cui abbiamo tra l'altro un componente in chat. Correggimi se sbaglio. Esatto, sì, no, tra l'altro è andata molto molto meglio dell'anno scorso, anche se è stato veramente devastante, perché siamo tornati, cioè eravamo lì dalle 10 di mattina a montare la mostra, perché non è stato poi solo un concerto, ma è stato anche comunque una mostra artistica, e quindi eravamo lì dalla mattina alle 10, la sera prima siamo andati a letto alle 3 perché dovevamo finire di sistemare tutte le opere. La sera dopo, la sera dell'evento, siamo andati a letto alle 3 perché dovevamo finire di smontare e ricaricare la macchina, quindi è stato devastante. C'era il doppio della gente dell'anno scorso, quindi è andata molto bene a livello di presenze. E niente, sì, quest'anno c'era un po' una variante nel concerto, infatti adesso per chi mi segue lo sa già, però comunque lo dico anche a voi. Non sono più solista, ma siamo un duo e ci chiamiamo i Priscilla and the Marvelous, e Harry è il batterista del gruppo. E poi abbiamo avviato una collaborazione con questo scrittore che si chiama Luca Balbarini, scrive delle bellissime poesie. Abbiamo pensato di fare un concerto un po' misto, quindi un reading concert delle poesie, e di appunto unire queste poesie, che sono quasi delle canzoni a livello ritmico, sì, alle nostre canzoni che già avevamo. E devo dire che nonostante tutto, alla fine pensavamo che il concerto fosse più difficile da capire, in realtà la gente è stata molto pronta e ha apprezzato molto il concerto, quindi siamo stati veramente tanto soddisfatti. Bene, bene, anche perché sai, non sai mai come può essere il riscontro, invece esatto, mi pare di capire che è stato Ben accettato, ma è bene, questo ci fa piacere. Quindi, come dicevamo, cara Priscilla e caro Saiz, l'ultima settimana ci sono state varie cose, vari eventi. E io sulla pagina Facebook della radio ho cercato giorno per giorno di inserire qualche post, qualche ricorrenza, ovviamente per quello che riguardava l'evento di Priscilla, ovviamente ci hai pensato tu, e poi c'è stato appunto questo evento, come dicevamo all'inizio della trasmissione, che riguarda un altro evento di meno importante, ci mancherebbe, rispetto a quello tenuto da te e da tutto il resto della truppa, che era Priscilla, appunto la famosa e importantissima notte degli Oscar. Questa notte degli Oscar che ha visto, come ormai già sapete perché ormai se ne è parlato abbastanza, ha visto appunto vincere come miglior attore protagonista appunto questo attore di poco conto, ovvero Leonardo DiCaprio, che nonostante il film, come mi avete detto anche voi, non sia eccezionale, però comunque è riuscito a vincere, ad assegnarsi questa ambita statuetta che ormai credo che mancasse. Mancava solamente questo, dopo penso fosse la quinta o sesta nomination. La sesta, quindi, mi sembra, diciamo, nomination. Sì, la quinta come attore, esatto, e quindi insomma non deve essere poi, l'eterno secondo non è mai bello, quindi è vero che se da un certo punto di vista il film non è eccezionale dal punto, diciamo sotto il profilo anche dell'intensità, perché dura tanto e in certi, insomma, potevano farlo durare anche un po' meno secondo me, però c'è da dire che la sua interpretazione per contare dal mio punto di vista non è stata affatto malvagia, anzi. E poi insomma quest'anno forse i film in competizione non erano poi così, diciamo, inaffrontabili, inarrivabili, anche questo penso che abbia giovato. Una cosa però che non abbiamo detto, un Oscar al quale però tengo, insomma, vorrei ricordare, è quello di assegnato a Ennio Morricone come miglior colonna sonora per Hateful Eight. E questa è una cosa che, sai, tutti ci siamo soffermati su Leonardo, poi ci siamo dimenticati del nostro Ennio, che effettivamente, nonostante insomma i suoi anni, continua incredibilmente a suonare
grandissimi pezzi, grandissime colonne sonore. Noi che poi tra l'altro siamo una radio, quindi ci fa anche piacere vedere un così grande artista, così longevo anche, perché ricordiamo che insomma non è un ragazzino, 87 anni, insomma, 87 esatto, sì, anni, tanta roba, eppure nonostante tutto è riuscito a anche lui a ad avere appunto questa, essere insignito di questa onorificenza, perché così la possiamo definire, un premio Oscar, veramente bravo davvero. Lì tu non so, hai visto il film The Revenant, tornando invece a noi, Priscilla? Io sì, l'ho visto e ti dirò, allora io in parte, no, in parte la penso un po' come Saiuz, nel senso che allora io ti dico, come film in assoluto, vabbè, adesso non li ho visti tutti, però mi ha colpito tantissimo The Danish Girl, quello di Eddie Redmayne, che interpreta la prima persona transessuale ad aver fatto l'operazione, e a me quel film lì è piaciuto tantissimo, mi è piaciuta tantissimo la sua interpretazione, e sì, pensavo infatti sinceramente che vincesse l'Oscar come l'anno scorso, perché Eddie Redmayne l'anno scorso ha vinto l'Oscar come miglior attore per La teoria del tutto, dove ha interpretato Stephen Hawking, sì. E quindi sinceramente mi aspettavo che vincesse di nuovo lui, per anche, cioè, perché comunque ha recitato un ruolo molto importante, ma soprattutto l'ha recitato molto bene, e secondo me non in maniera molto scontata, perché recitare, sì, una donna può anche essere una cosa rischiosa. Sì, è vero. Lui è stato molto fine nel recitare, soprattutto non, diciamo, non era esagerato, ecco, era giusto secondo me, cioè in alcuni momenti io, cioè, mi dimenticavo quasi che lui fosse un uomo veramente. E invece per quanto riguarda DiCaprio ti dico, il film non era male, lui è bravissimo come sempre, quello è impeccabile, cioè come attore per me credo che sia DiCaprio che sia uno dei più bravi. C'è da dire, sì, che ho visto dei film migliori di DiCaprio, questo sì. Lì il film era giocato molto di più secondo me sull'ambiente, cioè sulla fotografia che era spettacolare, e sì, sulla fotografia, ma la storia diciamo non era, per quanto mi riguarda, così complessa, o c'era, sì, appunto, adesso non voglio spoilerare di più, ma non ti sento più. No, che arriva male, Priscilla, sta arrivando male. Okay. Allora, aspetta che adesso ti abbiamo ripreso. No, stavi dicendo che effettivamente The Revenant, appunto, adesso, come dicevi, senza spoilerare, è incentrato molto, cioè, insomma, la storia si può anche sintetizzare in poche parole, se vogliamo, perché effettivamente la storia si può veramente sintetizzare in poche parole. È una storia che ha una base di storia vera, poi ovviamente è tutto romanzato, però effettivamente ricordiamoci che ha vinto l'Oscar anche il regista. Adesso il regista non so mai pronunciare bene il nome, quindi non lo dirò. Infatti io non ho mai capito solo come si Saiuz è mandata avanti con lo pronunciano, da quello che ho sentito anche ieri, Iñárritu, però secondo me non si pronuncia così, perché credo che sia spagnolo, forse di origini spagnole, non lo so. No, infatti assolutamente, quindi ricordiamo che come si chiama, lui credo sia messicano, Città del Messico secondo me, sì, certo. Città del Messico, lui Alejandro González Iñárritu. Vero. Una cosa del genere. E insomma, che quest'anno ha vinto, diciamo, Oscar al miglior sceneggiatore originale, miglior regista. No, scusami, miglior regista quest'anno, l'anno scorso il miglior sceneggiatore. Bene. Miglior regista, quindi insomma, tanta roba anche per lui, ci mancherebbe. E se ne è parlato molto di questo film. Poi c'è da dire che io, è ovvio che sono ben lieto e felice per Leonardo, però c'è anche da dire che effettivamente è quasi un Oscar, no, alla carriera, nel senso che esatto. Perché io, guarda, ti dico la verità, l'altro giorno ho scritto un articolo, ma un post molto breve, come vi sto facendo in questi giorni, sì. Allora ho digitato Leonardo DiCaprio su Google, no? E poi mi dava tutta la serie di film suoi, cavolo, non ce n'era uno erano tutti, cioè tutti quasi visti, però anche dei film magari che non dico che siano stati sottovalutati, che però non hanno vinto, in cui forse avrebbe meritato di più, come The Departed, esatto. Insomma, ci sono dei gran filmoni, ma anche
Shutter Island, non so se hai presente. Sì, sì, sì. Insomma, sono dei film che, vabbè, insomma, adesso senza, ecco, tessere troppo le lodi di DiCaprio, però effettivamente probabilmente quest'anno, insomma, se l'aspettavano un po' tutti. E ovviamente Eddie Redmayne, correggimi la pronuncia. Esatto, sì, sì, è lui. Eddie Redmayne ovviamente non l'aveva presa benissimo, perché, come dicevi anche tu, io il film non l'ho visto, però quello di come si chiama, Lapsus, la ragazza danese, The Danish, esatto, Girl. The Danish Girl, esattamente. Però chi l'ha visto me ne ha parlato molto bene, infatti mi ha dato, mi hanno veramente messo la pulce all'orecchio, e penso che andrò a vedere quasi sicuramente, o comunque lo guarderò in qualche modo, non diciamo come. Esatto. No, quindi no, da questo punto di vista, bravi, sì, davvero. Diciamo che su DiCaprio, cioè, l'Oscar è meritatissimo, perché lui ovviamente, come abbiamo detto, è un attore straordinario. Diciamo che questo Oscar, cioè, infatti non si capisce se è dato per la carriera oppure per gli sforzi che ha fatto durante le riprese del film, perché anche questo, infatti, anche questo. Esatto, come sai, ha girato a temperature veramente incredibili. Sì, sì. Ho letto qualcosa a riguardo in questi giorni, non solo, diciamo, se ha rischiato veramente, a parte è venuta la broncopolmonite, ha avuto di ogni, c'è state scene del film in cui lui ha la voce roca, perché non perché faccia la voce roca, perché era malato quindi no, era fantastico, no, quindi no, veramente notevole. E sto guardando l'orario, 22:27, sì, stavo dicendo una cosa, non riuscivo a intromettermi fra voi due e ti dicevo una cosa, ho mandato il titolo del brano, se no io direi di mandare un brano adesso e dopo di rispondere alla mia domanda su questo Oscar, questa cosa del festival degli Oscar, eccetera, il festival di Sanremo. No, perché voi ci scherzate, però mi ponevo la domanda, ma perché non vince mai un nero? Dai, dopo le parliamo. Non è vero, queste frasi a caso, vi ho buttato, cioè, per me è una provocazione questa, no, farvi. Allora mandiamo il brano, mandiamo il brano e poi dopo parliamo di questa cosa qui, mettiamo la risposta. Comunque va bene, non dico nulla, comunque. Allora, qualcuno dice il titolo del brano? Down Inside dei Bad Kind. Vai, Sayud. E ricordatevi che in Pulp Fiction qualcuno veramente che Bad Kind è il titolo del brano e Deep Downside è il gruppo. Va bene, andiamo che col la brano. Fa, lasciala andare. Partito il brano. How I feel.
E ritorniamo in diretta, ore 22:32, dopo questo stacco musicale in cui Savic poco prima ci aveva punzecchiato, se vogliamo dire così, ci aveva punzecchiato proprio perché la sua domanda è stata: ma come mai i neri non vincono mai l'Oscar? No? Un po' provocatore, però effettivamente io devo essere sincero, questa notte non sono stato sveglio, anche se avrei potuto, perché effettivamente la notte di Oscar era anche trasmessa in chiaro su NTV8, sì. Ma quindi non solo su Sky o che altro, però dicevo, io questa notte non sono stato sveglio dalle due in avanti per ovvi motivi, diciamo anche lavorativi, e quindi io, come penso il 99,9% delle persone, è andato questa mattina su YouTube a vedersi, diciamo, la premiazione di chi? Di Leonardo, di Ennio Morricone, eccetera, di quelli che mi interessavano di più. Però effettivamente da questa provocazione di Saiz ho capito da dove l'ha tirata fuori, nel senso che molti diciamo siti web ne hanno parlato oggi, e da dove sono partiti? Da un monologo di chi? Di Chris Rock, che ricordiamo ha presentato questa notte la notte degli Oscar, e effettivamente, insomma, lui di colore famosissimo, era la seconda volta, pensate, che presentava la notte degli Oscar, l'ultima volta era stata 10 o 12 anni fa, e lui infatti ha fatto a modo suo, ovviamente con la sua irriverenza, ha fatto proprio questo, ha lanciato questa protesta, no? Con l'hashtag Oscars so white, e insomma, e da questo punto di vista se la rete si è un pochino scatenata. Sinceramente non mi ero documentato molto, e devi sapere, Priscilla, non so se tu in questo stacco musicale hai avuto modo di approfondire la cosa, ci ho dato un occhio abbastanza velocemente. La prima persona che mi è venuta in mente come attore, bravo attore di colore, è stato Samuel L. Jackson. Sono andato a guardare, ma incredibilmente lui nomination sì, ma Oscar no. E vabbè, allora sono andato avanti, ho fatto qualche ricerca, Will Smith no. Cavoli, Will Smith. Esattamente, non mi sono soffermato sulle nomination in questo caso, mentre prima qualcosa avevo visto, perché su Samuel Jackson mi aspettavo qualcosa per quello che riguarda il film come Pulp Fiction o Unbreakable, eccetera. Per quello che riguarda invece Will Smith neanche, Eddie Murphy neppure. Allora sono andato avanti, ho detto vabbè, dai, adesso provo il pezzo da 90. Denzel Washington a 22, sia come miglior attore non protagonista nel 90, penso un pochino, e anche nel 2002 come attore protagonista. Come attore non protagonista per Glory, Uomini di Gloria, tra l'altro film che credo di non aver nemmeno mai visto. E mentre nel 2002 attore protagonista vince l'Oscar con Training Day, film molto bello, tra l'altro, che invece ho avuto la possibilità e la fortuna di vedere. E mentre come donne, giusto per fare un po' di par condicio, visto che so che tu ci tieni molto a questo aspetto, nel 2002, quindi lo stesso anno in cui l'ha vinto Denzel Washington, ha vinto l'Oscar anche Halle Berry. Quindi diciamo che da questo punto di vista, almeno, insomma, in un anno se la sono cavata loro. E per quello che riguarda però effettivamente la provocazione di Saiz, che riprendeva poi quella di questa notte, sicuramente ha una base solida, purtroppo. E effettivamente è così. E dal punto di vista di Oscar, statisticamente la percentuale di Oscar vinti da, detto un po' volgarmente, dai bianchi è superiore rispetto a quella degli afroamericani. Questa cosa, insomma, non ci avevo mai pensato, sinceramente non ci avevo mai pensato, però vedi come ogni tanto il Saiz ci tira fuori queste chicche. Esatto. Chi l'avrebbe mai detto? Certamente, ragazzi, insomma, ricordatevi che il network Radio Saiz tira fuori sempre il meglio delle discussioni, non perché faccio per piacere. No, cioè, quando parliamo, come può essere, di un qualcosa di frivolo di cinema, no? Rispetto agli avvenimenti che stanno accadendo in questi giorni, che ci stiamo avvicinando alla terza guerra mondiale, sì. Si parla di cinema, bisogna tirare fuori il bello e il brutto di queste cose, non soltanto il bello. Quindi è giusto parlare anche di questo.
Poi ovviamente mi piacerebbe sapere la certa percentuale che arriva, però diciamo questa scorsa veloce che hai fatto in internet per capire un poco di neri chi ha vinto, chi non ha vinto, insomma, l'Oscar, insomma, cioè, ha dato ragione a tutta la diciamo alla questione, diciamo, alla polemica che c'è stata da stanotte, tutto qua. Però parliamone, non nascondiamoci dietro un dito. Esatto. Tutto questo ricordiamo che Saiz lo dice sempre con questo maglioncino grigio addosso, che potete ammirare in diretta sulla web TV, su radiosaiz.it e su tutte le altre reti che amplificano la voce. Ti piace quando dico così? Che amplificano la voce di... sembra quasi che sono un stitio. No, diciamo esattamente le cose come stanno. Radio Saiz non ha le altre radio che amplificano la voce. E che adesso Radio Saiz è un network a tutti gli effetti, perché oltre a Radio Saiz sono nate, ci sono diciamo unite altre quattro web radio che fanno parte di questo network. Se noi andiamo a guardare un attimino in questa sera come stiamo andando in onda, noi andiamo in onda su Radio Reno Web, che è una web radio di Casalecchio di Reno, andiamo in onda su Radio Favaro Veneto, che è una web radio di Favaro Veneto, andiamo in onda su Radio Sismondi Libri, che è una web radio di Salgaredo, in provincia di Treviso, e andiamo in onda anche su Radio Isso, che è una web radio di Modena, oltre a Radio Saiz, che è di Treviso. In più andiamo in contemporanea con la web TV sul nostro canale ufficiale, che trovano sul sito radiosaiz.it. In più andiamo sui canali live stream YouTube, e chi più ne ha più ne metta, insomma. Io credo che questo sforzo tecnico, almeno per questo sforzo che stiamo facendo in tecnologia come Radio Saiz, insomma, almeno diciamoci bravi. Ricordiamoci sempre che chi si loda si imbroda, diceva. No, non mi lodo e non mi imbrodo, semplicemente c'è tutto un lavoro enorme dietro, non è così semplice andare in onda, c'è tutto un lavoro enorme, soprattutto quando si genera un network, non è così semplice, però ci sono persone che credono in questo network, e ringrazio Alfredo, Massimo Bonella, ringrazio Franco di Sismondi Libri, ringrazio Simone di Radio Isso, cioè ringrazio tanta gente, scusami Simone, ho detto il tuo nome non dovevo, però insomma tutte persone, insomma, che bene o male mettono una web radio per generare un network, per ampliare la voce, cioè cercare di arrivare nei quartieri, nelle periferie, arrivare in ogni luogo, no? Perché fare una web radio, uno si mette internet e il mondo, è facile, però noi dobbiamo arrivare in quei piccoli posti, in quei piccoli punti, e raccogliere tutte le informazioni di quei posti, perché dobbiamo dar voce alla gente. Sono stato bravo, vero? Bravo, sai. Un clap clap, peccato che non c'ho gli applausi a portata di mano. Esatto, infatti. Luca si è perso, però. Harry, Harry, proteggimi tu, vai. Santo Harry da Como, proteggimi. Luca è caduto, sì. Basta che parla Saiz, lo fa cadere Luca senza nessuno. Esatto, facciamoci due domande, Saiz. Dicevo, Saiz mi aveva buttato fuori a un certo punto. Non ti ho buttato io fuori, incominciamo a dire. Dicevo, diamo qualche contatto, caro Saiz, quindi a parte trovarci appunto su radiosaiz.it, potete trovarci anche sulla pagina Facebook Radio Saiz, su Twitter con @Saiz e sul canale YouTube di Radio Saiz, indovinate un po'. E ci potete scrivere ovviamente sulle, a parte qui in chat, in diretta, tra l'altro. Sì. Esatto, sì. È caduto di nuovo, forse Radio Luca. Saiz. Come? Io ti sento, non so se sentiamo ancora Saiz, forse è caduto Saiz. No, non è possibile, no, perché se cade Saiz cade il mondo. Queste citazioni da Oscar. Oscar Raffone, dalla mia parte si dice. Tra l'altro lo chiamavano Modestia, dicevo. Modestino.
lei che se cade Savitz cade il mondo, cioè questa qui tipo da, me la voglio tatuare sul petto. Potrebbe essere un nostro nuovo motto, cosa ne dici Luca? Potrebbe essere, potrebbe essere. Esatto. Anche per poi... la nostra immagine, no? C'è il mondo nelle mani di Saiuz. Certo. Oh mio Dio, cioè io credo che il suo ego adesso lo precederà anni luce. Allora, dicevo, grazie per scrivere anche sulle caselle di posta elettronica info@radiosaiuz.it, quella del vecchio, e luca@saiuz.com, la mail del sottoscritto, priscilla@saiuz.com, indovinate di chi è, e infine gianluca@saiuz.com. A queste caselle di posta elettronica potete iscriverci per avere informazioni sulle trasmissioni, ma soprattutto anche per venire in diretta da noi se siete artisti o comunque avete un progetto da portare. Volevo dare canale, non ho detto, dimmi. Sì, volevo dare gli indirizzi, le pagine web dei canali del network. Le abbiamo già dati. No, gli indirizzi web. Gli indirizzi delle pagine web. Oh, vabbè, diamo gli indirizzi delle perfetto, no, è giusto, no, è giusto, quando è giusto è giusto. Allora, Radio Reno Web lo trovate in www.radioreneweb.it. Radio Favaro Veneto, potete andare in radiofavaroveneto.eu o .it in questo momento. Radio Sismondi Libri invece lo trovate in rsl.radiosites.eu e Radio Isso lo trovate su www.radioisso.it. Fatto. Ah, senti che come con che voce calda. .it. Senti .it. Pensa se era com.com. Cioè proprio una cosa. Se dicevo .bits. Esatto. Signori, mandiamo un brano. Priscilla, prendi pure la parola, in quanto io adesso in questo stacco musicale voglio vedere un pochino il Napoli se ha vinto o perso, cosa probabile. No, sta pareggiando 1-1, perché ricordavo che questa sera giocava il posticipo, lo dico così giusto per far capire agli ascoltatori che noi siamo anche sportivi, non siamo solo culturalmente e socialmente elevati. No, scherzi a parte, che brano ascoltiamo adesso? Allora, adesso ascoltiamo sempre The League con Sundays. Oh yes! Lo dico alla Saiuz. Sundays. Sundays. Partito! Shell, and you try to lose your mind just to feed your rabbi.
creep on your peers, so money erase it all. I love Sundays when I'm left all alone. Get to the bone and man, dig up. E buonasera, bentornati cari amici teleascoltatori. Allora, sono le 22:48, abbiamo ascoltato i The League con Sundays e ancora non abbiamo informazioni su questo gruppo, ma fateci sapere se le canzoni di questo gruppo vi piacciono oppure no. Cosa ne pensate? Ecco, questa sera in chat siete abbastanza silenziosi, diciamo, no? Perché a parte Harry... Non c'è scritto qualcun altro, ma non siate timidi, scrivete, è una minaccia. Esatto, no. Una minaccia. Esatto, no, questa sera la chat è un po' smorta. E Saiz ovviamente che partecipa con ovviamente il suo modo di fare molto tranquillo e pacato anche in chat. Vedo. Non diremo nulla, anche perché ricordiamolo che questa puntata sarà riascoltata anche sul podcast, sul canale YouTube, che appunto in questi giorni Saiz preparerà. Scusate Saiz, io sto guardando mentre parlo, guardo la web TV, no? E vedo il tuo facciotto. è bellissimo questa cosa. Voglio mettere anch'io il chroma key a casa e fare le immagini alle mie spalle col logo di Radio Saiz. La voglio fare. Tra l'altro, Priscilla, stiamo cercando un grafico. Mi è venuto in mente adesso questa cosa, ho avuto un flash. Quindi se conosci un grafico che vuoi prendere 2 lire, proprio 2 lire, allora magari mi dici qualcosa. Perché detto questo, finito lo spazio Marchetta, tornando a noi, che cosa abbiamo fatto in questi 50 minuti in cui non abbiamo detto nulla? No, scherzi a parte, qualcosa abbiamo detto. In questi 50 minuti in cui abbiamo detto tante cose, effettivamente più del solito, Saiz, quando sì. Facciamo i teledirette da soli, alla fine dell'ora di trasmissione ci guardiamo negli occhi metaforicamente parlando. Non è vero, perché ho visto ascoltate trasmissioni vecchie nostre, diciamo tante cose che le diciamo in un modo che sembra, hai capito, sotto metafora, sotto mentite spoglie, sotto mentite spoglie. Esatto. Dire un'altra cosa, però meglio di no. Meglio così. In questa puntata abbiamo detto veramente, ora mi ci fai pensare, abbiamo detto forse anche troppe cose, perché sei partito tu con una sintesi su ciò che sta avvenendo in Macedonia. Poi siamo passati alla Priscilla, al Marvel Day, evento curato da appunto Priscilla Marvel, e non solo, perché quest'anno hai avuto anche degli ottimi sostenitori. E poi abbiamo parlato ovviamente della notte degli Oscar, che è stato un po' l'evento della settimana dopo ovviamente il Marvel Day, che effettivamente, insomma, ha fatto parlare molto, no? Un po' il DiCaprio, un po' il discorso del che citavi tu, sai, cioè gli Oscar agli attori di colore che non vengono dati abbastanza, eccetera eccetera. E effettivamente, ora che mi ci fai pensare, abbiamo parlato di tante cose, il tutto inframmezzato da ottima musica di cui però tu ovviamente sai, se avrei ascoltato tutto, immagino, parola per parola, io mi sono perso qualcosa, tant'è vero questa sera non ho, e come generalmente ti avevo abituato a fare, no? A raccontare un pochino la storia di questi artisti che mandiamo in diretta, cioè che ascoltiamo durante le messe in onda delle nostre dirette. Questa sera invece non mi sono nemmeno posto il problema di andare a scoprire, però dai, diciamo che lasciamo i compiti a casa questa sera, lasciamo i compiti a casa agli ascoltatori, che se vorranno anche nei prossimi giorni, quando ci ascolteranno mediante il podcast, magari andranno a informare un po' di più su gli artisti che abbiamo mandato questa sera, che comunque ritroverete all'interno della normale programmazione della radio di Radio Saiz, ovviamente. Bello, mi piace. È come dire amen, dai.
Mi piace quando ti inserisci e dai comunque quel valore aggiunto, quel contributo senza il quale non avrei mai saputo. O quid, come si dice? Quid, quid. Ecco. Cioè, per me è una quick. Parola nuova. Sì, è nuova e quindi ho sbagliato una lettera. Ho detto quick. Il quick, no, quella è un'altra cosa. Guarda, guarda come ride come un bambino, poi tanto ride. Sei anche in TV, quindi hai questo faccione rosso panazzo con questo baffone, i mustacchi. Comunque, no, oh, che mi sono fatto una tazza di grappa qua. sempre per pubblicità progresso, mi raccomando. Comunque, cara Priscilla, devi sapere che nelle ultime settimane qui mi avete lasciato solo o quasi solo con Styles e abbiamo parlato ovviamente di tante cose, anche di Sanremo. Siamo arrivati a parlare per la prima volta di Sanremo, quindi ormai non abbiamo più freni inibitori. No, per niente, alla vergogna non c'è mai limite. No, vabbè, dai, non diciamo questo che non è carino. Tornando a noi, quindi in questa puntata, dicevo, abbiamo fatto anche qualcosa di carino, di interessante. Parliamo un pochino degli eventi della settimana invece. A partire da domani, caro Saiz, tornerà in onda come tutte le settimane. Domani sarà una bellissima puntata con Don Chisciotte e Mulini a Vento, la trasmissione. Lo sai che lo dici sempre? Sì, stranamente. Perché? Vero, no, una bellissima puntata perché avremo un ospite in trasmissione che è Hamza Piccardo, che è un esperto della religione islamica, oltre che un islamico, cioè, e conosco insomma per su Skype io, e che conosce Alfredo, sì, e qui porremo un sacco di domande, si faranno un sacco di domande, quindi parleremo degli aspetti, diciamo, delle moschee, di tante cose interessanti. Venite a seguirci perché sarà una bella puntata quella domani. Non ho capito? Mi dico. È già stato ospite. Sì, abbiamo parlato di altre cose, sempre inerente al mondo musulmano, al mondo islamico. Mentre mercoledì sarà il doppio appuntamento alle 18.30 con Spazio Aperto e alle 22 con Osservatorio Antimafia con Antonella Entrenò e Ugo Lombardi, e sempre con la partecipazione dell'amico Massimo Bonella, direttore di Pianeta OGTV. La trasmissione Osservatorio Antimafia va in collaborazione con una rivista online che si chiama Antimafia 2000. Il direttore Giorgio Bongiovanni, che appunto ieri abbiamo fatto una diretta, c'è stata una bellissima diretta da provincia di Udine con Giulietto Chiesa, Giorgio Bongiovanni, e si è parlato appunto di questa terza guerra mondiale, insomma di questi eventi che stanno avvenendo in questo periodo che sono abbastanza allarmanti. Per giovedì invece faremo la solita trasmissione alle 8:30, riprenderemo la solita trasmissione da Radio Piper Fontana Fredda, un emittente in FM qui da Fontana Fredda, e trasmissione condotta da Massimo Bonella che si chiama Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. E poi dopo andiamo avanti, perché quando ci sono delle dirette facciamo sempre dirette a qualsiasi momento, di solito il sabato e la domenica ce ne sono sempre perché ci sono conferenze e manifestazioni, insomma, che vengono riprese, sono degne da mandare in onda soprattutto. E questo è tutto, il vostro Science è qui, sperando che va in pensione così si dedica al 100% a Radio Science. Non l'ho mai detto della pensione per le trasmissioni, lo puoi dire. È vero, questa è una chicca, insomma, è la chicca che do ai nostri ascoltatori. Sì, ma non è ancora detto. Non è detta l'ultima parola di cosa? No, perché oggi ho avuto una brutta notizia, quindi. Ah, vedi? Vabbè, che ti ricordo che. No, non c'entra niente con quello, c'entra con un'altra cosa perché malauguratamente mi hanno fregato 26 settimane. Va bene. 26 settimane, cavolo, un parto. o quasi, no, non lo so. Dicevo, ho perso Priscilla in tutto questo. Perché Priscilla si è persa, Priscilla c'ha un cuscino vicino. Devi sapere che lei si collega dal letto, sei nel letto con questo computer collegato, su Skype, eccetera, e c'è sto cuscino. Ogni tanto, sai, si abbiocca, se va per i fatti suoi. È vero o no, Priscilla? Esatto. No.
Ah, senti, vedi la voce come rauca proprio da sonno, che stava dormendo. Sì, sì, siamo... il fine settimana è stato abbastanza intenso, quindi sta facendo, mi devo ancora credere. La sento proprio. Sta facendo così. Le fusa. Priscillina, perfetto. Priscillina, dormi sul tuo cuscino. No, ok, perfetto. E dopo questo sti bimolle possiamo tornare. Sono 22:57, io diressi quasi quasi di andare così. Stiamo scherzando, siamo già arrivati ai titoli di coda, vabbè, che fa l'apposta. Allora, carissimi, io vi do mandiamo l'ultimo brano, e prima di mandare l'ultimo brano salutiamo tutti gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di seguirci nonostante in TV dessero del gran serie TV questa sera, eh? C'erano X-Files, c'erano Walking Dead, c'era La Partita, c'era veramente il mondo di cose da fare piuttosto che andare in radio e ascoltarci. E invece c'è chi l'ha fatto e c'è chi lo farà mediante il podcast. E quindi veramente un grazie di cuore a tutti i nostri ascoltatori. Esatto, ringraziamo chi ci ha seguiti. Vi diamo l'appuntamento sempre su radioscience.it con provvisoriamente due compari più uno lunedì prossimo. E ovviamente ci auguriamo che la chat sia un pochino più gremita e densa rispetto a questa sera, dove per fortuna c'era Harry. Ciao Harry, buonanotte anche a te. Un abbraccio, Harry. Stavo dicendo un braccio, Harry. Un abbraccio, ciao Harry. Una caviglia anche da parte mia, no. Passo. Io vi saluto, ci aggiorniamo a lunedì prossimo. Priscilla, immagino vorrei salutare anche tu i nostri ascoltatori. Certo, buonasera, buonanotte a tutti, ci sentiamo appunto la prossima settimana, il prossimo lunedì come sempre alle ore 22 su www.radiosaiuz.it. Lasciamo i saluti a Saiuz. Certo, dici? Certo, Priscilla, tu ormai già sei pronto col tuo No, sei già col pigiamino che ti vedo, col cuscino già sotto, basta solo chiudere Skype e ti addormenti. Ragazzi, mi raccomando, seguiteci, e soprattutto se c'è qualche amico, qualche amica che ha voglia di mettersi in gioco, mettere su una web radio, mi scriva info@radiosites.it. Vi spiegherò come fare, cosa fare e partecipare al nostro meraviglioso network, che è una grande sfida, però ne vale la pena, ve lo garantisco. Ciao ciao. Ne vale la pena, bro. Cioè, sai che io non le mie frasi finiscono sempre in modo strano, no? Quando parli tu cade la linea a un certo punto. Allora, ascoltiamo quindi l'ultimo brano dei, correggimi se sbaglio, se è questo brano Deep Down Inside, Feeder and Stone. Sì, sei sicuro? Sì. Sì. Vai col brano, partito, sempre qui con tutti noi. Ciao ciao ciao, buonanotte a tutti quanti. Biondi!
a scroll. The sun will be rising soon. The flames are too high. Shout out the stars.